già si sa che cosa è un fatto slam, già si sa che cosa si deve fare. Alcune delle mail che abbiamo ricevuto ci hanno quasi commosse, insomma, per cui vi ringraziamo. E lascio la parola a Romano Vola, che ha avuto l'idea di organizzare il Poetry Slam, e come al solito un'idea vincente, lui l'elemento pop di grande rivolta. Ma anche di quelli che ci sono stati prima di voi in altre occasioni, ci incoraggia a proseguire. E perciò siamo arrivati fin qui con questo Poetry Slam, prima edizione di grande rivolta, con grande adesione, giustamente, come ha detto Elisa, e che probabilmente ripeteremo, perché questa sera siamo tutti un po' qui compressi, è inverno, fa freddino, delle votazioni, ecco. E il notaio chi è? Federico Raviolo! Tu devi segnare, caro il mio notaio, i voti che daranno loro. Adesso faremo una piccola prova e ci proviamo. Che vi chiederò. Da quanto a quanto? Giustamente il giurato mi chiede che voti dobbiamo mettere, decimali, A, B, C, D. Potete esprimere un voto da 1 a 10 e potete anche mettere un numero decimale. Quindi... Ma quando cadrà la neve, dove cammineremo io e te? Cammineremo sulla neve. E quando la neve ci scioglierà, dove cammineremo? Cammineremo sull'erba che germoglia. E quando l'erba crescerà? Quando l'erba crescerà, cammineremo nei prati fioriti. E quando l'erba verrà affalciata? Con casun pochi di, dai camac, con cale già cresci. Adesso pipa con goi e un po' da fan. Non è tanto facile calmeire la fame, ma quando cus destaca, ut fa un bel sorriso, con la pancia pinga ut fa torna a mese. Poi sua mare lo butta in terra, anse il tapis, e chi è un po' barbuta, ma più capis. Utaka manga viaggia a Gatagnau, u se sposta in San La senza pau. Chi u l'abbia mustaie da bon a Sanen, chi lo marcia a quattro gambe, proprio ben, u va tranquillo, con un suo pass da elefante, tribulando a tnisse dritt, con un andi pesante. Mica tanto u so quiletu u passa da nans, ma chi u lo recupera subito, deslans. U sbatte le mani in terra, una per volta, us dà da fe, poi us pusa avanti usando un per volta anche i pe. Quando che vu quei cosa abbandona l'antera, cerca il ciapelo coi soldi in qualche maniera. Pugia sta mansula, ora u fa come fanno i gattini che gioco con una nata gruppata con un cordino. Us casa sotto la tavola e se è una cadrega lì cerca di montare in cima e usa un sabello dritto. Sua mamma l'umbranca e lo pia in braccio. Chi ha lo squise di gioia e lo abbraccia a scias. Come ti fa a imparare me calma te? È la natura che la mostrate il mestè. E fanno rumore, pensieri che sanno di sale. Due volte cosparsi sul cuore, sugli occhi un velo di mare. Non senti che vuote parole, ha perso sapore anche il pane. Più vero di un uomo che muore è un uomo che torna a sognare. E il gesto ritorna alla mano, come se fossi bambino. L'istinto profondo ed arcano che è il buio di farsi mattino. Sì, il gesto ritorna alla mano e ignora le leggi del tempo. Un uomo non vive mai invano e muore soltanto un momento. Se non avessi quest'albero maestro che nella notte mi indica le stelle, che mi dicesse parti ora che è tempo, che mi vestisse di glorie e di miserie,
di opache vette, oltre quest'oggi che mi stringe, mentre procedo illesa di bufere, e butto i piedi dove il passo mi sospinge, maldestramente, controvento, come viene, perché il destino non mi placa né trattiene. Se non avessi questa pena che si tinge, che funambolica sopra le chimere svegliasse il sogno dai preamboli del vero e conducesse l'occhio dentro un mondo puro in essenza, senza chi di rimando, dove amare è un arco che si tende verso un domani ignoto immaginato, ed il cuore ancora vergine proclama non mi avvenire senza ombra di peccato. Buonasera a tutti, questo è il mio primo Poetry Slam e volevo ringraziare tutti in anticipo. E la scelta delle poesie che ho portato per questa sera è stata un po' sofferta. Io se fossi un poeta... Non mettere la mano sopra me. Io se fossi un poeta scriverei poesie di merda, che su questo lato ci sto lavorando. Vorrei scrivere solo poesie di merda. Che voi mi direte, compassionevoli, che non ci sono poesie di merda. Io vi ringrazio, ma ci proverò comunque. Vorrò essere odiato da ogni studente, da ogni professore, al mio nome sbufferà. Io non vorrò scrivere di niente che non siano cose inutili, come siepi ed infiniti, pineti quando piove, ossi di seppia, mattini in cui ti illumini l'immenso. Voglio scrivere di viaggi deliranti con poeti morti. Voglio scrivere di cose inutili come quanto sia difficile la vita per un poeta russo. O di viste con granelli di sabbia. Voglio scrivere di amori passati, andati, trapassati e dimenticati. Voglio scrivere delle cose più inutili, come le sacre sponde ove il mio corpo fanciulletto giacque, o di donne che, come tutti noi, moriranno e torneranno alla terra, e di cosa ci sia dopo, non sono la persona giusta a cui chiederlo, perché ho troppa paura di morire. Voglio scrivere dei fiori del male, voglio scrivere 100 sonetti d'amore di persone morte e sepolte in posti dimenticati tipo Spoon River. Voglio scrivere della storia di un impiegato qualsiasi. Voglio scrivere di vite meravigliose, di vite brutte e tristi, di cose tipo sassi, cinghiali, zainetti vecchi, della gioia di scrivere, voglio scrivere di me. Voglio scrivere di cose inutili, di cose di cui non ci si interessa, di cose a cui non ci si fa, di cosa a cui non ci si fa caso, perché a questo serve il poeta. È un capro espiatorio, è un sacco da box, è un martire gettato nel mondo per raccontarlo con poche parole, con un cuore grande, così. Ho di nuovo perso il trend e come sempre chissà quando ne passerà un altro. Volevo andare in un posto cool, ricco di fashion, o in una location green per essere eco-friendly. Ho chiesto a una signora trendy, ferma alla fermata, per forza, anzi al bus stop, se aveva visto passare il trend, che a quel punto era out of range. Lei, in modo molto chic, è un'antichità linguistica, mi ha guardato dall'alto in alto e non mi ha risposto. Mi ha snobbato. Forse non ero glamour, l'aftershave puzzava, il mio make-up era datato e il look era da nightmare. O era il mio pullover glitter anni 70 a rendere tutto così trash? Di sicuro non avevo le sue credit card, le mie impostazioni di default non mi facevano onore. Non ci si può sempre presentare con una custom satisfaction in tasca. Farò una class action. Così ho shiftato sull'argomento e ho bannato la signora dalla mia vista. Possibile che con un ticket non si vada più da nessuna parte? Ho bisogno di un team, o meglio ancora di un tutor o di una task force che mi organizzino un wellness tour per il prossimo weekend. Per ingannare l'attesa, stressante ci sta, andrò in uno store center, anche in un outlet, meglio ancora perché posso dire low cost. Oppure guarderò il remake di un film in streaming, sempre che ricordi il nickname e la password, e vivrò il mio happy ending. Oppure andrò a vedere su quale binario arriva il prossimo trend. Me lo pilo per tutti. Non avrei mai detto, mi sarei ricreduta,
ma il pensiero nel tempo a volte muta. Doveroso e giusto dunque è che tra peli, che ho cambiato idea a proposito dei peli. No, non apprezzo il maschio depilato, tuttora continua a lasciarmi senza fiato. Ma vista la cosa da un'altra prospettiva, mi s'apre sotto i baffi una smorfia cattiva. L'uomo del mondo portante colonna, ad oggi ad un pelo dall'essere donna, è molto più liscio e levigato di ieri, vittima d'una nuova parità dei doveri. Non cerco il pelo nell'uomo, cioè non troppo, tipo che non resti in gola tipo un groppo, ma mi compiaccio che infine pure al sesso forte sia toccata la nostra stessa malasorte, per cui, grazie a lui, sempre più prolifera il violento business dell'estrazione pilifera, mentre impara così la sofferenza vera del metti la cera, strap, togli la cera. Moda che dilaga, ormai già una piaga, l'uomo prenota, pena, poi paga. E ad onor del vero trovo giusto, doveroso, che l'uomo si proibisca di essere peloso. Da sempre la donna è schiava dell'aspetto, ma ora promiscua è la sala d'aspetto. Ci si può innamorare così tra clienti, tipo vissero tutti più lisci e contenti. O più laser per tutti, esploso a bruciapelo, da donne che all'uomo fan pelo e contropelo. Così vorrei vivere gli ultimi giorni della mia vita. Che i miei occhi si raffreddino nell'accogliente buio e il cuore inizi a vivere al decisivo sapore della sua mortalità. Eppure non so nulla. Forse impazzirei se sapessi, ma mi solletica con tormento il desiderio di una malevole conclusione, di sapere tutto. Finirei la mia vita lanciata nello spazio. Allora avrò aperto colloquio con me stessa e tanto dolce sembrerà la vita, come mai era successo prima. Allora rimpiangerò il passato e vedrò quanto meno belle sono le stelle. Ma io, prima di morire, voglio sapere. Vedrò ciò che nessuno ha visto e nessuno saprà che l'ho potuto vedere, che l'ho potuto amare, che l'ho potuto vivere. Voglio morire in un posto lontano. Forse sto sognando, sì, ma del tempo è passato. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, e agli specchi di un'avventura. Telefonata è un'esperienza reale che io ho fatto in treno e si intitola La morte del complemento. Ciao, so che mi hai... Appunto, stavo io per... E certo, ti avrei lasciato il tempo di... Non che io sappia, anche perché la... È così, appunto. Ma ti ha poi... Ah no? Sapevo che... Quindi non devi cercare la... Te la trova lui sempre che... E come sta adesso il... Ah, hai saputo anche tu del... Chissà come c'è rimasto male dopo che... Ma figurati se io avrei potuto... Io, che non sono mai riuscito a... Ma dai... Piuttosto tu che hai sempre avuto il dono della... Ma come, quando, ma come, quando... Mi ricordo bene, anzi ci ricordiamo bene tutti che facevi sempre le... E poi... Senza riuscire a... Mentre noi invece... E tu ridevi di... Dai! Dove le prendevi tutte quelle? Ma ce lo siamo sempre chiesti io e... Ah, non lo so che fine ha fatto. Sembra che... Sì, figurati, due volte. Di più, e senza usare le... Né prima né dopo. Deve ringraziare proprio lui che sapeva dove. E quante volte gli ha parato il... Questa è l'unica cosa intuibile. Ma adesso voglio dirtela tutta sta cosa. Dobbiamo fare in modo che... Appunto, mi hai tolto le... Se non ci diamo da fare, rischiamo di...
senza portare a casa, senza poter vedere dove vanno a finire tutti che noi abbiamo giustamente preso da... Vabbè, dai, salutami tanto e anche... E dai un bacio a... Scusa, ma non ti sento più. Se avessi tre vite, ti sposerei in due di queste, mentre l'ultima la conserverei per vivere le precedenti. Quale anima può sopportare il peso irreprimibile della vita senza prima affogare nel dolore? Se avessi tre vite, ti sposerei in due di queste per provare l'asfissiante agonia del bramoso desiderio di un caso che faccia incontrare le nostre mani, per sentire l'angustia come quando, disteso sulle scale, un gradino trafigge la tua schiena. Forse perché somiglia a un angelo infido, forse perché sei troppo stanco per impedirlo. Una fitta all'anima dall'idea di sfiorare la tua pelle e farti svanire. Se avessi tre vite, ti sposerei in due di queste, ma l'ultima la conserverei per piangere il desiderio e amare ogni lacrima. Barriere che abbiamo costruito negli occhi, mentre il cammino si stringe e fanno male i ginocchi. Tra vite immaginate, intraviste un istante, di un fiume di gente col cuore pesante, tra silenzio e parola, tra la mano e la stretta, che t'ho visto passare ma passavi di fretta. Buon viaggio se vai, oppure se resti, la vita di simboli e fragili gesti. Buon viaggio all'amico, all'amante, al destino, il sole che stinge dal finestrino. E il laccio che passa tra noi e questa strada, che mi stringe alle ossa, non lascia che vada. È il sonno che manca e avanza un mattino, il dubbio rimasto a rotolarmi vicino. Questo bacio mancato tra le labbra ed il vento, che t'ho visto passare e guardarmi un momento. Buon viaggio se resti, oppure se vai, di ore passate aggrappate ad un mai. Buon viaggio all'amico, all'amante, al destino, di dita incrociate lontano o vicino. Avremmo musicato una distanza, tu con le dita d'archi, me lo sento, ma di parole ho fatto circostanza, le modulavo al tuo silenzio, greto, sotto d'un fiume livido e taciuto, di cui nessuno rivelò il segreto, e mai fummo traditi dagli intenti di un letto foce diramante al mare, noi assediati, noi vili, noi fuggenti, per la paura di poterci amare. Sono stanca, tanto stanca, così stanca. Sono insonne, invoco tutte le madonne che mi sfianca. Vado bianca come un morto con le occhiaie. Sole sorto, m'alzo in piedi, fiato corto, vado storto, non ci sono le rotaie. Parlo a torto, cazzo chiedi come sto, eh? Sto in merda, vuoi che perda la pazienza? Che la poca è già in scadenza. Do segnali di demenza, mille mali, poveraccia, la mia faccia ha un'indecenza. Googlando vado in cerca del parere della scienza, ma in coscienza mi conosco, infatti so. Me mi sdraia alla vecchiaia, per poi farmi stare sveglia, manco fossi sulla ghiaia. Ma che vamos alla playa, oh 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 oh! Seppur giovine io appaia, è calata la mannaia, sono giunta al climaterio e in arrivo menopausa. Questo è un problema serio, sale al cielo l'improperio e a me resta il desiderio di dormire. Giro in cerca della sbornia, vado a letto, niente insonnia, faccio yoga, uso droga, occhi aperti sulla doga, non c'è nulla che mi stoni, che mi stenda, pretendete non cristoni, la faccenda si fa orrenda, tutta colpa degli ormoni. Che coglioni, sì lo so, non sono a modo, ma ho collasso, qui esplodo, io che amo dormir sodo, sudo invece per dormire, e con ascella di cipolla, sì, mi lavo, ma non molla, e la palpebra che crolla, me ne vado tra la folla, come avessi tutto il peso di me stessa a tracolla. Chi sono sti volontari che ti incontri all'ospedale, vestiti russi da supereroi? Mentre suta sul ormai, spatarante le corsie, sempre di corsa l'ora avanti, per arrivare a un tempo in due che gli ha bisogno di una mano. Ogni due fa un suo mestiere, chi è lavora, chi è pensionato, ma sono sempre pronto a te quando arriva la chiamata. Scambio impresa, lascio tutto, famiglia o divertimento,
ma per stare da presa a tutta quanta un'altra gente. Come dice un tel Vangel che l'abbiamo fatto il Samaritan, quelle fermose qui al sul, a degli picche una mano, a quel por di au del mio andante, che già la lungo della strada, curava ciappaglie da lade, dai lader e gli era malvita. Il buon Samaritan non era neanche competente, usava neanche un fe a curare altra gente. Ma anche in che maniera le dasse da fe, un cavallo d'ambrua, un abitore torna in pe. Il Samaritan è famoso per aver gittato quella volta. I volontari tutti i dì stanno da fe e stanno in piota. E senza manco un elogio o complimento, fanno un suo dovere, cito cito, senza spatus, ma contento. Il volontario allena fumo non per te, con la macchina un proposito preciso e scolpì, con le gittete, senza nessun secondo fin che sia neanche la fete del bin. E se chiama come vada o come te stai, una propria macchina da buon che gli interessa sapere le tue condizioni di salute. E come se sia che sia, tu chiama neanche, ma per pura cortesia. Quando sorti dall'ospedale finalmente, chi ha la domanda di WhatsApp urgente per verificare se te stai bene da buon o se sei ancora malato, magari da scondom. Parei o finisci avere tanti amici garantiti, perché ogni persona che la soccorri ora podia per sé sua prontezza e sua bontà. Il terzo settore è la parte più bella della nostra società. Se ti incontri volontari per la strada o all'ospedale, ti lasci passare e saluti con affezione speciale. Bene che piaceria per me per poter abbracciare non sono di angeli, ma te la sei vuole. Tu mi stai dicendo che quando sono qui con te, questa stanza non ha più pareti, ma alberi. Ma se questo fosse vero, permettimi il dubbio, ma se vivi in Mirafiori, che cazzo di alberi vedi? Ma come devo stare io, amore, se quando siamo insieme cascano le pareti del tuo monolocale? Cosa pensi che sia io? Cosa mi devo sentire? Un'impresa edile? Mi hai preso per un terremoto, per uno tsunami? Che poi che tsunami possono mai esserci a Torino? Che se esondasse il Po, ciao ciao Murazzi, Gran Madre, Giancarlo, Piazza Vittorio, ma non Mirafiori. E poi tu mi dici che quando sono qui con te, questo soffitto viola, no, non esiste più, ed io penso, ma che gusti di merda a fare un soffitto viola in un monolocale brutto, piccolo, ammuffito e vecchio in Mirafiori. Ma se questo soffitto viola, quando siamo insieme, ha il vizio di smettere di esistere e disintegrarsi, cosa devo pensare che io sia? Un bersaglio preferenziale per un eventuale bombardamento sul suolo torinese? Un parafulmini per meteore? E come mi devo comportare? Devo mica ammazzarmi? No, questo no. Tu mi hai detto che questa armonica ti sembra un organo ed io penso che di musica tu evidentemente non hai mai capito una minchia, che se ti dico Bach tu pensi ai fiori, che se ti dico toccata e fuga tu pensi all'eiaculazione precoce. Ma tu per giunta mi dici che tu vedi il cielo sopra noi quando siamo insieme, ma io dico dobbiamo per forza sfondare pareti, spaccare soffitti di merda, sì, forse qui, questo sì, ma è un altro discorso. Confondere armoniche per organi, per farci vedere le stelle, non so tu, ma per quanto riguarda me, il cielo e queste stelle me li hai sempre regalati con i tuoi bellissimi ed oramai perduti occhi azzurrissimissimi. In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente, che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra a terra di andare a fare la guerra, e stato maledio.
per ammazzare la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, si ha detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Tutti coloro che hanno deciso di buttarsi e che non sono stati scelti, abbiamo comunicato che nelle prossime serate di Grande Rivolta avranno la possibilità, se lo vorranno, di leggere le loro poesie prima dell'autore delle, o dell'autrice della serata. Quindi nelle prossime serate ci sarà uno dei candidati del Poetry Slam che leggerà uno o due testi. Ci sembrava una cosa democratica e corretta da fare, peraltro la scelta è sempre opinabile, quindi non è detto che sia stata fatta la scelta corretta, ci hanno scritto veramente in tanti, quindi insomma questa è una... speriamo che piaccia questa soluzione. Nato che un sentimento potesse toccare un punto così profondo dentro di me, fin quando mi sorrisi. Vorrei non sentire il bisogno di dormire, vorrei non sprecare nemmeno un secondo su questo mondo in cui mi sono trovata per caso. Se solo potessi vivere davvero e assorbire tutte le sfumature della vita, forse sarei felice. Ma non riesco mai a vivere tutte le vite che voglio, non riesco a vedere tutti i tramonti e ancora meno riesco ad amare ogni albore. Non posso mai provare tutte le emozioni possibili. Vedo la vita diramarsi dinanzi a me come inebrianti sentieri calorosi. Indecisa, lascio che tutto si dissolva e rimango ferma. Non ho mai immaginato che un sentimento potesse toccare la mia anima in tale profondità. Mentre l'essenza purpurea sboccia dai miei polsi e la vita scorre lentamente via dal mio corpo, mi chiedo invece: e se non potessi mai vivere davvero? Ora che il respiro mi ha lasciata, bramando che ciò sia ricordato, vivrò sempre in tutto ciò che ho amato. Pago care le mie paranoie. Sembro tanto spavalda, vero? Emancipata, indenne ai tabù. Ti chiedo perciò, lo diresti tu che col sesso ho problemi da sclero? Non tanto nell'atto chiariamo, quanto nel dopo vi spiego, perché meglio sarebbe il mio diniego a chiunque mi gentilamo. Dopo la copula son d'analisi. Ciao, sono Lois e sono paranoica. La mia vita subisce una paralisi. Temo l'invasione spermatozoica. Le mie buone intenzioni, ammetto, vanno a farsi fottere per bene. Chi alla gomma non preferisce il bene? E i guanti stanno chiusi nel cassetto. A pochi giorni dal ciclo successivo calcolo in loop i giorni fertili, augurando disfunzioni erettili a chi non m'obbliga a sto preservativo. E per nulla che siano in effetti le probabilità di concepire, del dubbio serpeggiano le spire e i panni miei si fanno stretti. Scatta l'ora della verità. Test sì, test no, test sia. Appena metto piede in farmacia, me ne incarta quattro, che sa già. Se solo trombassi un po' di più, avrei di certo il conto in rosso. Ho fatto 2 più 2 e no, non posso mantenere solo io la clear blue. Il gioco più non vale la candela. Rinuncio a questa mia concupiscenza. Divento un'eroina d'astinenza. Ho già deciso il nome. Ragnatela. Un applauso al mister. Guardo gli annunci mortuari, i filetti dei morti. Così, così. Per vedere se ci sono. Ogni tanto guardo se mi vedo o non mi vedo, per vedere se conosco qualcuno anche. Per alcune settimane ho visto addirittura mio padre. Aveva una bella foto, una foto onesta, una foto vera. Ecco, se dovesse capitarvi di vedermi lì appeso, mi raccomando, fatemelo sapere e voglio dire, scrivetemi un messaggio. Okay.